Bentrovati cari amici, rubrica di Promuovi Salento, conosciamo il nostro territorio. Oggi parleremo di Poggiardo e parleremo con un grande amico, uno storico, Alberto Signore. Ci parlerà non solo dei reperti archeologici, ma anche di un aspetto poco considerato, a mio avviso, ma molto importante per il nostro territorio. Guardiamo l'intervista insieme. Poggiardo è una piazza messapica importante. Il problema è guardare e accontentarsi di questa incredibile unicità. Questo territorio vastissimo, questi ritrovamenti così unici e numerosi, stanno in qualche modo facendo la fortuna di Poggiardo, ma in realtà bisogna andare indietro nel tempo. Indietro nel tempo troviamo questo grande muraglione, questo grande paretone, questi calcari arrudiste che sono qualcosa di unico al mondo. Ci sono forse, secondo me, dalle 2000 alle 3000 arrudiste su questa grande parete che è semplicemente sconosciuta, è il fondo di un mare di 70, 65-70 milioni di anni fa, ma tutto l'insieme di Poggiardo è un grande arcipelago e in questo arcipelago si muovevano delle barriere coralline incredibili che sono poi sopravvissute all'impatto con questo meteorite che ha determinato la fine dei dinosauri, delle ammoniti e delle rudiste. Di rudiste non parla mai nessuno perché i maggiori ritrovamenti ci sono solo qui da noi, nel Museo di Maglie, lì a Poggiardo, su questa parete, ci sono migliaia di calcaree rudiste. Le rudiste sono una specie, è una conchiglia bivalve. È una conchiglia che sembra la zanna di un elefante, una delle due valve si è capovolta e ha fatto da opercolo, ha chiuso questo incredibile animale che viveva in collettività, viveva, probabilmente avevano sviluppato anche un senso della socialità, la socialità. Quella che in questo momento accompagna i destini del mondo, se sapremo convivere per esempio con gli emigranti, se sapremo trovare soluzioni, appoggiardo tutto questo è rappresentato in una parete di 70 milioni di anni fa, che è lì a disposizione di tutti, in uno dei tre comuni che compongono il comune di Santa Cesarea Terme, un po' più in là rispetto a Poggiardo, ci sono due musei paleontologici. Trovare due musei eccezionali che si occupino di paleontologia a Vaste. C'è il mio buon amico Totò Pede che ha raccolto, che posso dire, forse 5.000, 10.000 denti di squalo. Per lui raccogliere un dente di squalo, conservarlo, lasciarlo alle future generazioni, vuol dire sentirsi parte di una vita che va oltre la vita. Trovare un dentino di squalo o un dente di squalo che ha alle sue spalle milioni di anni è di un'emozione incredibile. Questo lo puoi fare solo nelle campagne di Poggiardo. Quando vedi la terra rossa, quando cominci a girare per quelle campagne, provi un'emozione che è paragonabile da quello che mi ricordo io 30-40 anni fa, quando incontravo una ragazza bella come voi di Poggiardo.